l'ascolto della pratica dello shiatsu. Ascoltare, mettersi in una condizione utile per comprendere, per ricevere informazioni. Beh, questo nello shiatsu diventa davvero uno strumento non solo importante, ma anche, credo, potente. Se io voglio creare davvero un dialogo, pressione perpendicolare costante, risposta contropressoria. Ovvio che è un discorso di sensibilità, quindi c'è la sensazione, no? Tattile, però l'ascolto, cioè mettersi, aprire le antenne, diciamo, no? Capita spesso, per esempio in televisione,